questo numero del Salus TG. Facciamo chiarezza all'AIRC contro le fake news sul cancro. Primo impianto di retina artificiale in Italia. Medico francese indagato per diagnosi di sindrome d'elettrosmog. Gliceri quotidiani di caffè abbinati a una dieta vegana e priva di grassi, fatta eccezione per l'olio di lino, i presunti benefici della dieta alcalina o ancora la nuova medicina germanica che considera i tumori come la conseguenza di un conflitto psichico, fino ai presunti rischi nascosti dentro il forno a microonde. Sul cancro dilagano falsi miti e fake news che minacciano la salute di chi ci crede, adepti di filosofie come la terapia Gerson e il metodo Hammer, totalmente privi di presupposti scientifici. In occasione del World Cancer Day 2018, che si è celebrato domenica 4 febbraio con il messaggio Facciamo chiarezza, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro dice basta con una sezione ad hoc del suo sito internet. È un microchip di circa 3 mm e 1600 sensori ed è in grado di restituire una visione indipendente senza supporti esterni come telecamere o occhiali. Un vero e proprio modello di retina artificiale impiantato all'ospedale San Raffaele di Milano. Per la prima volta in Italia, la protesi sottoretinica high-tech è stata utilizzata su una donna non vedente. Ora la paziente, che è stata dimessa dall'ospedale, attende l'accensione del microchip che stimolerà gradualmente la retina. L'Ordine dei Medici francese ha aperto una procedura disciplinare contro l'oncologo 75enne Dominique Belpomme, noto per le sue posizioni sui rischi da elettrosensibilità, una patologia su cui però non ci sono dati scientifici validati. La segnalazione all'organo di autoregolamentazione professionale è stata avviata nel 2017 per le molte diagnosi di sindrome da intolleranza ai campi magnetici firmate da Belpomme, presentate come controindicazione all'installazione del nuovo contatore intelligente per l'energia elettrica, obbligatorio nel paese.